Buongiorno a tutti voi, amanti delle curiosità. Vi ricordo che nello scorso video che trovate qui, qui e anche qui, c'era una notizia falsa che mi sono inventato. Chi ha commentato dando la risposta giusta verrà citato alla fine del video. Anche oggi ho messo una notizia fake, ma chi la troverà riceverà un premio. Chi indovinerà potrà, se vorrà, apparire in un mio video attraverso un filmato o una registrazione vocale. Tutte le informazioni a riguardo le troverete in descrizione. Ma ciumpia! Siamo in ritardo, quindi partiamo subito. A Shanghai un ragazzo chiede alla partner di sposarlo con 99 iPhone, spendendo più di 60.000 euro. Lei rifiuta e lo friendzona. Ad una ragazza 19enne di Chicago regalano un gratta e vinci per il suo compleanno. Vince 4 milioni di dollari. E voi non mi avete accreditato neanche un centesimo. Ma non vi vergognate! Un designer olandese ha progettato un giocattolo che permetterebbe di scattare foto ai neonati e di pubblicarle direttamente sui social network. Oh ma wow! Facciamo i selfie anche ai bambini, la nostra vita ha un senso finalmente! È stata scoperta una rana mutaforme in Ecuador. Le immagini parlano da sole e sono a dir poco spettacolari. Bere acqua con escrementi. Ecco la cura contro tutte le malattie. Questa sarebbe la scoperta scientifica cinese che risolverebbe tutti i problemi del mondo. Una 27enne inglese vende il suo amico immaginario su eBay alla modica cifra di 2144 euro. Minchiazza! Scusate un secondo, eh! Gli scienziati californiani sono prossimi a creare il neuralizzatore di Men in Black. Un piccolo passo per la scienza, un grandissimo salto in avanti per gli stupratori. In Costa Rica sono avanti anni luce da noi poveri stolti europei. Quest'anno è stata usata solo energia rinnovabile per creare elettricità. Chiamateli stupidi! Jessica Vanessa, un'insegnante della Florida, decide di licenziarsi per diventare una twerker professionista. Ora è divenuta la numero uno al mondo. Complimentoni. Cutie Pie Marzia pubblica un libro in italiano, La casa dei sogni. A detta sua, un romanzo dalle atmosfere cupe, rarefatte e disturbanti. Nei migliori bar del Giappone è ora probabile trovare delle bambole in silicone da cui è possibile bere il vino. In che modo, mi chiedete? Ma dai capezzoli! Che domande! Una 22enne colombiana ha voluto seguire i consigli della madre e praticare sesso sicuro infilandosi una patata nella vagina. Non aveva considerato che il tubero poteva fare le radici. Scienziati riescono a inserire il DNA del mammut Wally dentro al genoma di un elefante. Chi non vorrebbe cavalcare dei mammut o accudirli in giardino? Copenaghen. Cameriere sexy servono dildi insieme agli hamburger. Altro che colazione in pigiama. Ma che cazzo si inventano per fare soldi? Sapete che a Las Vegas io potrei sposarmi con la mia mano sinistra? Beh, una fan di Twilight si è sposata con un cartonato di Robert Pattinson. Un po' fuori moda, ma... ok. In Inghilterra è stata ritrovata una Barbie che impreca canticchiando. Qualche programmatore si è divertito a sto giro. Claudio Di Biagio sarà uno dei giudici del talent della Rai. Due posti al sole. Il suo voto contribuirà nella scelta di due giovani attori che verranno inseriti in alcune puntate del programma Un posto al sole. Tajiro Ojima è il paradiso per tutti i gattofili, in quanto è un'isola abitata quasi esclusivamente da gatti. La zanzara, ebbene sì, è l'animale che ha ucciso più persone al mondo. Ogni anno, infatti, muoiono più di centinaia di migliaia di persone per svariate malattie trasmesse da essa. Arriva Mangetsu San, nuovo supereroe che combatte il male, ma non uccidendo mostri, ma pulendo strade, una sorta di Normal Man nipponico. In Texas succede sempre l'impensabile. Una novantenne armata di fucile tiene in ostaggio degli operai che stavano svolgendo un lavoro comunale nei pressi della sua abitazione. È dovuta intervenire la SWAT. Uscito in edicola il nuovo album di figurine di Favij. Chi trova la carta d'oro passerà una giornata in sua compagnia. Willy Wonka li fa il baffo. Inventore pazzo crea una macchina in grado di scorreggiare addosso alla Francia. L'invenzione del secolo. Non deve finire nelle mani sbagliate. In Svizzera è stato creato un satellite in grado di riconoscere tutti i volti degli uomini del pianeta e di rilevarne l'identità.
Si stima che nel 2020 tutti saremo schedati e riconoscibili. E per finire in bellezza, in Africa, una donna di 62 anni, ripeto, 62 anni, si sposa con un bambino di 9. Salvatevi tutti, l'apocalisse è vicina. E ora vi elencherò i vincitori dello scorso volume. La notizia che mi ero inventato era quella su Super Mario. Va bene che negli Stati Uniti censurano anche un capezzolo maschile, ma vietare le vendite dei giochi di Super Mario perché indurrebbero allucinazioni mi sembra troppo anche per loro. I vincitori sono Alatok Official, Ale Umi, Bim Bum Bam Clash of Clans, Edward Elric, Fede Mugna, bravo Ciarino, bravo, Gianni Botte, grandissimo pooper, fatevi un salto sul suo canale, e Pactag, che se non sapete chi sono non vi parlo più. Bene, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.